Per 40 anni, una Germania divisa ha rappresentato un mondo diviso. Il confine tra le due Germanie era come una frattura fisica, politica e sociale tra Est e Ovest. Il muro di Berlino evidenziava brutalmente due concezioni contrapposte e inconciliabili del mondo. Non un miracolo politico, ma la reazione di 78 milioni di tedeschi ha posto finalmente fine, con uno slancio inarrestabile, a una situazione tanto dolorosa. Nell'ottobre del 1990 la Germania dell'Est è stata sostanzialmente riunificata con quella dell'Ovest, facendo emergere una nuova Germania. La Germania di oggi è delimitata in parte da confini naturali. A nord l'aggressivo mare del nord e il mite mar Baltico. A sud il baluardo delle Alpi svizzere e austriache. A est confina con la Repubblica Ceca, con la Repubblica Slovacca e con la Polonia. A ovest, lungo il Reno, con la Francia, l'Olanda e il Belgio. I confini della Germania si sono spostati sulle mappe europee per secoli, allargando e restringendo il dominio di una cultura vitalissima e talvolta aggressiva, ma mai debole. Nonostante la ex Germania Est non corrisponda nemmeno a un terzo del paese unito, essa costituisce il cuore della nazione, con città e paesi storici, crogiolo di idee che cambiarono il mondo. Nella Germania occidentale vi sono centri industrializzati di grande rilevanza, città restaurate magnificamente e tesori culturali. La civiltà germanica nacque qui, dove gli imponenti rilievi alpini si addolciscono in forme più morbide. In questa pacifica valle intorno al lago di Costanza sono stati infatti trovati resti di dimore simili a queste ricostruzioni, che risalgono all'età della pietra, erette su palafitte per difesa contro uomini e animali. Altre civiltà hanno lasciato nella parte settentrionale di quella che è oggi la Germania, nella Brughiera, a sud di Amburgo, dei sepolcri caratterizzati dalla particolare disposizione delle pietre. Ai tempi di Cristo, i Romani estesero il loro impero fino al Reno e al Danubio, introducendo livelli di cultura più avanzati. Le tecniche edilizie, come questi pavimenti riscaldati con acqua calda corrente sotterranea, erano sconosciute ai nativi popoli germanici di quei tempi. Molti avamposti romani, situati in luoghi strategici come incroci di fiumi e rotte commerciali, si sono poi sviluppati e trasformati in città moderne, che oggi si chiamano Colonia, Mainz, Trier, Regensburg e Vienna. Rovine di castelli costruiti mille anni dopo i Romani contrassegnano ancora il panorama in molte zone e sono valide testimonianze dell'antico passato di questa terra, quando i confini del Sacro Romano Impero in territorio germanico dovevano essere difesi. Così i cavalieri medievali fecero costruire solidi castelli sui dirupi che dominavano le loro terre per proteggere se stessi e i loro sudditi. Da questi alti e privilegiati punti di avvistamento, i cavalieri potevano individuare predoni e vagabondi e riscuotere da loro un pedaggio. Con l'avanzare del Medioevo, alcuni cavalieri diventarono essi stessi predoni, derubando ricchi mercanti. Di conseguenza, i cittadini cominciarono a costruire le proprie fortificazioni per proteggersi, esattamente come avevano fatto i cavalieri nei castelli prima di loro. La zona del mercato, dove sorgevano la chiesa e il Rathaus o municipio, diventò il centro di questi embrioni di città. Dapprima i mercati regionali si tenevano solo durante le festività religiose, ma presto divennero appuntamenti settimanali che resero questi luoghi ricchi e indipendenti. Tuttora i mercati si tengono all'ombra di chiese e cattedrali e sono luoghi di incontro per contadini, artigiani e artisti.
In molte città tedesche il Medioevo è ancora vivo. Si tratta di una realtà concreta, con tradizioni proprie, trapiantate nel mondo d'oggi dove la gente vive e lavora e dove il passato costituisce una componente naturale del presente. Nel centro storico di queste città pittoresche, l'originalità convive fianco a fianco con la normalità e le case medievali sono state adattate alla vita moderna. Queste case ricordano quei libri con le figure tridimensionali, ma sono altrettanto fragili? Nemmeno per sogno, sostiene il responsabile dell'edilizia di Alsfeld. L'età di una casa non compromette affatto la sua sicurezza. Le travi portanti sono talmente più grandi del necessario che la metà potrebbe essere tranquillamente rimossa senza indebolire l'intera struttura. Le travi storte o incurvate, oggi visibili sulle case, non erano così in origine, ma si sono deformate nei secoli. Il legno, dopo tutto, è un materiale vivo. Quando restauriamo le vecchie case, capita talvolta di doverne mettere completamente a nudo l'intelaiatura di base per riparare prima quella e poi restaurare i rivestimenti interni ed esterni. Nel Medioevo, e anche durante il Rinascimento, le città erano circondate da mura, senza possibilità di espandersi, come accadrebbe invece oggi. Qui le strade sono molto strette, spesso non più di 2 metri, e quindi per guadagnare spazio all'interno delle case, i piani superiori sporgono rispetto ai piani bassi. Una volta costruiti i piani bassi in linea, quelli superiori potevano essere fatti più larghi. Il personaggio che vedete lì all'angolo della piazza del mercato è stato scolpito direttamente in una trave portante. Raffigura infatti il sindaco dell'epoca. Quel genere di scultura ornamentale è tipica delle costruzioni realizzate in epoca barocca. Per secoli il sistema delle strutture a travi è stato il più diffuso, tramandato in base alle condizioni e agli usi locali. Nel nord lo spazio tra le travi veniva di norma riempito con mattoni. Invece i tetti più pittoreschi erano costruiti con tegole di ardesia o argilla. Al nord abbondavano i tetti in paglia, ma in nessun altro posto i tetti in paglia sono belli come nella Foresta Nera. Le foreste, e in particolare la Foresta Nera, sono i luoghi che hanno ispirato le fiabe più belle, che raccontano di lupi e daini, di rospi incantati e di gnomi. Il canto del cucù è il suono che meglio esprime i ritmi della Foresta Nera. Sin dal XVII secolo la gente di qui intaglia il legno e i loro orologi a cucù sono noti in tutto il mondo. Oggi artigiani specializzati producono non solo modelli per il mercato di massa, ma anche pezzi unici di grande pregio artistico. Queste figure danzanti non vengono da una generica fantasia del passato, ma da una tradizione folcloristica tuttora largamente diffusa, specialmente qui in Bavaria, dove tedeschi e austriaci dividono un'eredità comune. Thank you.
Questi costumi sono caratteristici del luogo, come lo è un'altra particolarità, le facciate delle case dipinte. Ai tedeschi in genere piace molto rallegrare le case con vasi di fiori sui davanzali, ma in nessun altro posto si trovano le facciate affrescate con l'arte del Luftmalerei, come qui nelle Alpi. A volte è difficile distinguere tra la realtà tridimensionale e la finzione artistica. I soggetti sono assolutamente fantasiosi, proprio come nelle fiabe tedesche. Forse è la frizzante aria delle Alpi che infonde a questa gente una così straordinaria immaginazione e gioiosa indole artistica. Questo giovane che vediamo nella sua nativa Mittenwald è figlio di un uomo che ha affrescato numerose facciate della città. Qui Stefan Pfeiffer è intento a riprodurre da un piccolo modello una scultura in legno molto più grande, scolpendone prima la forma grezza per poi intagliarla. Di tutti i mestieri artigianali di Mittenwald, quello di fabbricare violini è il più famoso. Qui esiste l'unica scuola tedesca per liutai, che ha formato maestri come Anton Mahler. Come tutti i maestri, Mahler ha iniziato frequentando un corso di apprendistato per 3 anni e mezzo, poi ha lavorato come apprendista da un altro maestro per 5 anni e oggi è lui stesso ad avere un apprendista. Vi domanderete se suona il violino. Certo, anche se sostiene di non avere il tempo per farlo. Costruire un violino è insieme un'arte e un mestiere. Anton Mahler ci spiega perché ci vogliono dalle 160 alle 180 ore, nell'arco di vari mesi, per completarlo. Costruire un violino implica diverse operazioni. Ogni parte, in origine, è un pezzo di legno massiccio che poi viene lavorato con attrezzi sempre più minuti. Alla fine si arriva ad adoperare un piccolo raschietto e carta vetrata molto fine. Una cosa che molti non sanno è che un violino è arcuato non solo all'esterno, ma anche all'interno. Ecco un esempio. Questo è il fondo di una viola. Deve essere sottile per avere una buona risonanza. Il grado di sottigliezza però è a discrezione dell'artigiano. È questo particolare, infatti, che alla fine determina la qualità del suono dello strumento. Anche il manico è fatto di legno massiccio. Prima si taglia molto accuratamente la forma, poi i lati e infine viene intagliato il riccio. Ecco un pezzo grezzo e uno finito. Il riccio è solo ornamentale ed è uno dei pochi elementi che non ha a che fare con il suono. Il lavoro di questo artigiano è molto accurato e i prodotti del suo lavoro sono molto durevoli nel tempo. Queste caratteristiche in verità si ritrovano in tutta la cultura tedesca e sono particolarmente evidenti nell'architettura. Così gli stili architettonici, e specialmente quelli delle chiese, rispecchiano la perizia e la tenacia dei loro costruttori. Oggi, in molte città, le antiche chiese sono circondate da isole pedonali, non solo a beneficio dei pedoni, ma anche per riunire coloriti artisti della strada. Le chiese romaniche erette attorno all'anno 1000 sono state le prime ad avere uno specifico stile tedesco. Furono costruite da potenti imperatori come Carlo Magno e Ottone il Grande. Nella loro forma tozza ma imponente sono dei veri castelli divini, simboleggianti un impero forte e centralizzato.
quello romano. Le limitazioni imposte dalle tecniche di costruzione di allora, come i muri spessi, le finestre piccole e gli archi a tutto sesto, sono state abilmente usate per affermare il potere e la fede. In principio i soffitti erano piatti con superfici limitate, ma dopo la scoperta della volta a botte utilizzata nella cattedrale di Speyer, fu possibile ampliare notevolmente le loro dimensioni. Nel 1080 re Enrico IV ne iniziò la ricostruzione, ma quando morì non poté essere sepolto nella sua chiesa perché era stato scomunicato dal Papa, che non gli riconosceva il diritto di nominare abati e vescovi. Decaduta la scomunica, per celebrare l'avvenimento suo figlio istituì una festa con cui esonerava tutti i cittadini di Speyer dal pagare le tasse di successione e riconosceva loro il diritto di coniare monete. A tutt'oggi, quando viene nominato un nuovo vescovo a Speyer, questa gigantesca coppa davanti alla cattedrale viene riempita di vino per tutti. La cattedrale di Bamberg è molto romanica nella sua compattezza di base, ma i suoi campanili, costruiti solo pochi anni dopo, mostrano già l'influenza del gotico, che a quei tempi godeva del massimo fulgore in Francia. Lo stile gotico si diffuse in Germania solo dopo l'ascesa della nuova borghesia, divenuta più influente sia finanziariamente sia socialmente. Gli archi a sesto acuto consentivano un maggiore slancio architettonico, permettendo la realizzazione di edifici più alti e spaziosi. Le finestre si fecero più ampie e la luce del sole poté filtrare attraverso vetri colorati a illuminare le magnifiche colonne. Pilastri solidi ma molto slanciati e archi rampanti dalle linee leggere introdussero una nuova eleganza in architettura che diede ai costruttori più ampie possibilità di espressione. Il fervore religioso ispirò brillanti realizzazioni tecniche che hanno il loro riscontro in monumenti dedicati sia a Dio sia all'uomo e al suo operato. I merletti del campanile della cattedrale di Friburgo sono esempi di uno schema audace, eseguito così bene che ha resistito a secoli di guerre, ai venti e al clima. Queste magnifiche cattedrali rappresentano il legame tra le aspirazioni dell'anima e la concretezza della vita. E ancora oggi svettano sopra gli edifici delle città, monumenti senza tempo che testimoniano le esigenze spirituali dell'uomo. I soffitti a volta sono caratteristici dell'architettura gotica, ma col passare del tempo essi assunsero sempre più una funzione solo ornamentale. In seguito, l'influenza del Rinascimento italiano si diffuse lentamente anche in Germania e perciò negli edifici si andò accentuando la dimensione orizzontale. Tuttavia, in questo paese lo stile rinascimentale non divenne mai una vera forma artistica. Con la monarchia assoluta e l'età della ragione, assistiamo alla nascita del barocco. Lo stile Luigi XIV rappresentava perfettamente il potere assoluto ed è per questo che i principi tedeschi lo imitarono. Questo stile trova la sua miglior realizzazione in castelli come Würzburg o Schwetzingen o Nymphenburg, dove lo sfarzo grandioso simboleggia l'inconfutabile potere dello Stato e dove perfino la disposizione dei giardini ne diventa espressione.
Lo stile esuberante del tardo barocco e della sua derivazione, il rococò, incontrarono un grande favore nella Germania meridionale cattolica, dove le riforme, ispirate a ideali di austerità e di duro lavoro, non erano in sintonia con i sentimenti popolari. Le decorazioni divennero giocose e leggere, pittura e scultura si mescolavano con effetti scenografici e le rotondità simmetriche si trasformarono in giochi curvilinei di grande frivolezza. La rivoluzione francese pose bruscamente fine a quest'arte frivola. All'inizio del XIX secolo la Germania riscoprì la tradizione classica. A Monaco, Ludovico I, re di Baviera, fece costruire una grande piazza in stile greco. Fu questo intervento che guadagnò a Monaco il soprannome di Atene sull'Isar. Il nipote del re, Ludovico II, si era rifugiato in un mondo romantico e irreale, dove poteva rivivere il passato eroico delle leggende e dei miti del Medioevo. Ludovico passò un'infanzia solitaria in montagna, nel castello di Hohenschwangau. Alla giovane età di 18 anni dovette assumersi le responsabilità di re. Il giovane monarca eliminò immediatamente i suoi ministri e chiamò a corte un uomo che era appena stato cacciato da Dresda per attività rivoluzionarie. Richard Wagner. Con Wagner egli condivise il sogno di ricreare il mondo medievale. Dall'altra parte della valle del suo castello d'infanzia fece costruire Neuschwanstein, la sua visione personale dello splendore medievale. Arroccato su una rupe di granito, l'edificio fu progettato in origine da uno scenografo teatrale. Questo castello rappresenta il castello medievale nella fantasia di tutti i bambini. Ci vollero 18 anni per costruirlo, ma non fu mai completato e la sala del trono rimase vuota. Col tempo Wagner divenne un personaggio politico troppo scomodo e dovette lasciare la Bavaria. Il re si ritirò sempre più in solitudine tra le sue amate montagne. Spesso avvistato sulla sua slitta di notte, divenne egli stesso una specie di mito. Si concentrò più che mai sulle edilizie. In una deliziosa valle vicino a Oberammergau fece costruire Lindenhof, un piccolo cameo rococò circondato da una sottile striscia di giardini alla francese. Il resto del parco fu lasciato al naturale, tranne una grotta artificiale completa di laghetto e di una barca sovraccarica di decorazioni. Si racconta che durante le calde notti estive il re andasse a fumare seduto su questo trono a forma di pavone nel padiglione moresco che aveva acquistato alla Fiera di Parigi. Alla fine, gli eccessi e lo stile di vita eccentrico del re fecero iniziare le pratiche per dichiararlo malato di mente. Durante i suoi ultimi giorni fu confinato nel castello di Berg, sul lago Starnberg, dove infine annegò in circostanze misteriose. Solo 50 anni dopo, la vera follia prese il sopravvento in Germania. Tuttavia, l'impero nazista non lasciò alcun monumento architettonico degno di nota e il retorico palco per le adunate a Norimberga sembra oggi destinato a soccombere alle più potenti forze della natura. Per il resto, Norimberga è un ottimo esempio della vitalità con la quale la Germania ha guarito le sue profonde ferite belliche. Non rappezzata alla meglio, ma dove possibile restaurata scrupolosamente con amore e rispetto per il passato, Norimberga è stata invece ricostruita integralmente, là dove erano rimaste solo macerie. Il cortile degli artigiani, monumento vivente al passato medievale di Norimberga, si adatta armoniosamente alla cornice antica che lo circonda. Da secoli la città è famosa per l'artigianato, che comprende le sculture gotiche, i giocattoli, gli oggetti in peltro, i tessuti, le ceramiche e in modo particolare il Lebkuchen.
Tutti, ma proprio tutti, amano il Lebkuchen, il pan pepato al miele di Norimberga, che viene ancora cotto come ai tempi del Medioevo, nello stesso tipo di forno e con gli stessi ingredienti. L'impasto base consiste di miele, farina, agrumi canditi e spezie. Nella preparazione non vengono impiegati né grassi, né zucchero, né uova. Il miele era l'unico dolcificante che esisteva quando questi dolci furono inventati. I grassi erano poco usati, quindi si distribuivano noci tritate sul fondo della teglia per non fare attaccare il dolce. Prima di infilarlo nel forno a legna, si applica sul dolce una decorazione tradizionale di mandorle e cedro. Appena sfornato e ancora caldo, il dolce viene poi glassato. Infine, quando è tiepido, viene tagliato e messo in una scatola e spesso gustato al momento. La Germania è un paradiso per chiunque sia goloso di dolci. Dal pane bianco al pane scuro, dalla pasticceria ai biscotti e alle brioche. Vi si trova di tutto, salato, speziato o dolce, ma comunque sempre fragrante e squisito. Quando si parla di dolci, però, nulla può paragonarsi al marzapane. Un dolce tradizionale talmente popolare e squisito che dalla città di Lubecca viene spedito in ogni parte del mondo. Nella sua forma tradizionale, il marzapane si fa con una ricetta molto semplice: pasta di mandorle e zucchero. Ma sono soprattutto le forme ottenute con il marzapane che, per la loro verosimiglianza, hanno davvero dell'incredibile. Soltanto assaggiando questa salsiccia bavarese chiamata Weisswurst si capisce se è fatta di marzapane oppure se è la vera specialità a base di vitello. Le salsicce sono un'altra passione tedesca. Le si trova dappertutto, grosse o sottili, lunghe o corte, calde o fredde, da mangiare al chiuso o all'aperto, come merenda o come pasto.